Dopo essere stato proclamato venerabile dal Santo Padre Papa Francesco alcuni mesi fa, adesso sono giunte da Ragusa a Caltanissetta le spoglie mortali di Monsignor Giovanni Iacono per essere sepolte nella sua cattedrale Maria Santissima La Nova di Caltanissetta, dove sarà meta di continui pellegrinaggi da parte di tutta la diocesi nissena e ragusana. Il vescovo di Caltanissetta, Monsignor Mario Russotto, si è impegnato tanto affinché questo potesse avvenire, credendo fortemente che lo spirito di santità sarà segno di un risveglio della fede nella diocesi nissena. Dopo le imponenti celebrazioni dell'arrivo, della processione, della santa liturgia, le spoglie mortali adesso riposeranno nel sarcofago preparato e offerto dalla Real Maestranza di Caltanissetta e sarà meta di pellegrinaggi continui con richieste di grazie e miracoli al venerabile Monsignor Giovanni Iacono, che sarà proclamato santo dal Papa proprio dopo il riconoscimento di alcuni miracoli. La Chiesa nissena tutta, con il suo vescovo in testa, ha mostrato felicità nell'accogliere il vescovo buono oggi venerabile, non solo per quello che rappresenta, che è già importantissimo, ma soprattutto perché crede che attraverso questa santità la diocesi possa rifiorire nelle vocazioni e nella fede, perché sono i santi i veri testimoni della presenza di Dio in mezzo a noi per amarci di un amore divino trinitario senza limite alcuno. Per alcuni giorni ancora le spoglie mortali di Monsignor Iacono sono esposte nella Cappella della Misericordia della Cattedrale, in attesa di essere sepolte nel sarcofago che sta per essere completato all'interno della stessa cattedrale. Tutta la città di Caltanissetta, anche per l'occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Michele, ha partecipato all'evento dell'arrivo del venerabile Monsignor Iacono nella sua cattedrale, visitando la salma e pregando, chiedendo grazie e miracoli per i singoli e per la città, che oggi non vive un bel momento economico e sociale.